bene, abbiamo una proloco dall'Olanda, vero? Voi siete olandesi, ma di Bollengo avete finito tutto, vergognatevi. Cosa mai combinato? Intanto ricorda ai nostri amici a casa chi sei, cosa fai. Chi sono e cosa faccio? Sono Ceresa Grazia, sono la presidente ormai da 17 anni di questa associazione e con questo gruppo che è veramente fantastico riusciamo tutti gli anni ad accontentare anche quello che è la popolazione, ma non solo di Ivrea ma anche Poreriese, che viene in questa piazza, in questa favolosa festa. Bene, allora siete stati sicuramente soddisfatti, l'affluenza era enorme, sì, in tutte le piazze, perché è piuttosto, la dimensione è un po' più grande di Bollengo. Sì. Quindi cosa avete preparato in questa occasione? Abbiamo preparato, che ormai diciamo è un nostro piatto tipico e tradizionale, il fritto misto alla piemontese. Bene, allora diamo anche l'indirizzo dove trovare la Proloco e avere informazioni sulle vostre attività. Benissimo, allora io vi invito tutti quanti, il primissimo appuntamento è proprio a Bollengo, in occasione della festa patronale, dove naturalmente ci sarà una serata dedicata al fritto misto, e cominceremo il 5 di agosto, quindi fino al lunedì sera, dopodiché il martedì chiudiamo con il tipico fritto misto alla piemontese. Bene, dalla Proloco di Bollengo per il momento è tutto e noi ci vediamo al più presto. Amici di Musica Maestro, il percorso di questa mattinata, stiamo arrivando al pomeriggio, continua, un momento d'eccellenza nell'accoglienza, nella ristorazione. Abbiamo il presidente di un'associazione Proloco. Proloco di Perosa Canavese, siamo a 40 km da Torino, vicino a Scarmagno, dove c'è l'ex stabilimento Olivetti, il nostro Proloco giovane. Siamo un 25-30 persone, mischiati tra i più giovani e i meno giovani. Abbiamo quest'anno portato in piazza il fritto di pesce per il secondo anno, un successone, è stato veramente al di sopra di ogni aspettativa, perché sia ieri sera e anche oggi probabilmente dovremmo chiudere fra una mezz'oretta, perché non abbiamo più roba. Questa è già una bella soddisfazione. Questo succede ad Ivrea durante questa fiera dedicata al cavallo. Ma quali sono le iniziative che ti stanno a cuore, che fanno parte anche un po' delle intenzioni generali della tua Proloco? Ma guarda, noi facciamo un paio di manifestazioni durante l'arco dell'anno. Abbiamo la nostra diciamo principale, che è quella che va dal 12 di agosto al 16, che è un po' la festa del nostro paese, faremo 6 giorni completi. Quest'anno avremo Loris Gallo, Luigi Gaglia, avremo Aurelio, avremo comunque una serie di personaggi che faranno parte della nostra festa. Poi abbiamo a settembre la festa del paese, dove faremo il fritto misto, ma non di pesce, alla piemontese, che diciamo che è un po' la nostra specialità. E poi abbiamo con le Proloco che ci troviamo durante l'arco dell'anno, e poi i mestieri in piazza. Queste diciamo sono le nostre 4-5 cose che facciamo durante l'arco dell'anno. Quindi oltre al liscio avete delle intenzioni, perché è molto bello il momento del ballo, però offrire delle opportunità anche diverse, quali sono le tue idee a riguardo? Ma guarda, il problema è difficile, perché comunque siamo già un'associazione che fa veramente tanta fatica e via dicendo. Stiamo pensando di inserire delle nuove iniziative. Per adesso ci limitiamo a questo, perché proprio siamo sotto certi aspetti sotto organico, perché non tutti siamo in condizione. Tutti lavoriamo, abbiamo pochi pensionati, perché la nostra è una Proloco giovane, il 90% lavora, quindi per adesso ci limitiamo a questo. Allora, noi direi ci limitiamo ad assaggiare alcune vostre specialità, così diremo come sono buone e uno dei motivi di andare a trovare la vostra Proloco. Bene, come ti chiami? Luca Cavallari, e sono il presidente della Proloco di Perosa Canavese. Al momento è tutto, noi assaggiamo qualcosa e ci vediamo dopo. Yeah.
funzionerà, afasia la via tu, manca e la benzina, la pizza e il stand della Proloco di Fiorano. Non abbiamo la presidentessa ma la segretaria, quindi c'è anche una segreteria, pensa un po'. Come ti chiami? Nives. Allora, cosa avete preparato in questa occasione? Allora, noi come ogni anno prepariamo salamella canavesana grigliata, porchetta di montagna grigliata, wurster, patatine fritte, poi il nostro piatto forte che è il dolce, che è il semolino dolce, la pulenta d'ussa. E poi oggi poi da quest'anno facciamo anche le crepe. Quali sono i vini che dovrebbero accompagnare questi piatti? Beh, allora sicuramente per quanto riguarda le carni, sicuramente un buon Barbera, una buona Bonarda. Per quanto riguarda il dolce, beh, abbiamo i vini nostri bianchi di Caluso e quindi vanno benissimo. Vogliamo ricordare alcuni appuntamenti che avete nel mese di agosto e settembre. Allora, noi nel mese di agosto siamo di nuovo qua di Ivrea perché c'è i mestieri della memoria, sempre organizzati da Gambone di Ivrea. A settembre non lo so, per il momento non abbiamo niente, però saremo a ottobre, saremo a Torino per la festa delle Proloco che si svolge a Torino ogni anno. Ci saremo anche noi, la festa del Proloco ai Giardini Reali, vero? Ah, ci siamo, allora ci vediamo. Che giornata, ragazzi, abbiamo Mister Muscolo, no, è il sindaco, perché è una fascia da Miss, mi permetto perché sei una persona come si deve, che rappresenti il popolo vero. Grazie per la vostra presenza, direi che è una festa che è andata benissimo, una giornata anche premiata dal tempo, dai cittadini, dalla gente, e penso che tutti si siano divertiti. Bene, allora ancora un saluto anche da questa fanciulla assessore alle manifestazioni, quindi un ruolo ben preciso perché richiede, lei fa la modesta però si dà da fare. Sì, lei stamattina non si è alzata presto, ma io alle 7 ero già qua. Non per nulla è il sindaco. Si stanno facendo un po' di pubblicità perché vuol dire che anche lui non è che fa il sindaco, va in girula così, bravo. Grazie, alla prossima volta, grazie di tutto.
ciao cara. Grazie anche a voi ancora, e allora aspettiamo Daniele Comba. Viva Ivrea.